Italia-Cina 3-0. L'Italia scassa la Cina e conquista i punti necessari per la qualificazione olimpica alla WNL. Una partita senza storia, dominata dall'inizio alla fine dall'Italia sulla Cina. A Macao, nella Galaxy Arena, davanti a 16.000 cinesi che hanno tifato senza sosta per tutta la partita. L'Italia batte una Cina veramente incostante e soprattutto impalpabile. Qualche buona fast da parte delle cinesi, ma poca roba. L'Italia invece dimostra di essere molto solida nelle poche situazioni in cui ha avuto qualche difficoltà, soprattutto nel primo set, e riesce ad annichilire e a devastare la Cina, soprattutto durante l'ultimo set in cui domina il lungo e il largo. Questo risultato dell'Italia sulla Cina di 3-0, oltre che a portare 3 punti in classifica nella WNL, porta 9 punti nel ranking FIVB e consente alle azzurre di distanziare ulteriormente la Cina, diretta rivale, e riscavalcare ancora una volta gli USA al quarto posto, in attesa che gli USA giochino stasera contro la Turchia. Si chiude così il secondo week della WNL per l'Italia e viene fatto nel migliore dei modi, dimostrando veramente una solidità contro una squadra che è sempre insidiosa come la Cina, che però non ha dimostrato la sua miglior pallavolo. Ottima comunque la prestazione dell'Italia, che ora vuole arrivare all'ultimo week per giocarsi anche le Final Four di Bangkok. Speriamo che le prestazioni che hanno caratterizzato l'Italia durante questa WNL vengano anche portate durante le Olimpiadi, perché ormai siamo ad un passo dal sogno olimpico. Andiamo quindi a vedere un po' le statistiche di Italia-Cina. L'Italia parte col solito sestetto, cioè Orro e Gonu in diagonale, al centro Marina Lubian e Anna Danesi, e gli schiacciatori Miriam Silla e Caterina Bosetti. Velasco durante la partita fa il doppio cambio, cioè Antropova su Orro e Cambi su Egonu, che soprattutto nel secondo set portano ottimi frutti. I parziali sono 25-23, 25-19, 25-16. Andiamo a vedere un attimo le statistiche generali, con l'Italia che fa 47 punti in attacco contro i 41, 4 muri contro i 2 della Cina, 7 punti in battuta contro i 2 cinesi, 17 errori da parte della Cina, che come abbiamo detto ha sbagliato molto di più dell'Italia, che infatti fa 13 errori. Le giocate invece che possiamo vedere sono in difesa più o meno uguale, con la Cina che difende molto, c'è da dire questo, ma anche l'Italia fa un'ottima prestazione: 53 ricezioni da parte dell'Italia e 64 da parte della Cina. I migliori realizzatori restano Egonu con 16 punti, Silla con 12, che fa un'ottima partita. Per quanto riguarda la Cina invece, Wan Yixi, il miglior attaccante, il centrale, e lì invece la banda mancina come secondo miglior realizzatore. C'è da dire che la partita l'Italia l'ha vinta soprattutto in battuta e soprattutto ricezione, ricevendo veramente veramente bene. Infatti andiamo a vedere un po' i box del punteggio. Partiamo con l'Italia e andiamo a vedere in attacco. Egonu fa 13 punti in attacco con solo 4 errori punto e il 32,14%, 28 gli attacchi totali. Marina Lubian, che in attacco è stata stratosferica, fa 10 punti con 0 errori. Silla 10 punti, un solo errore, anche lei ottima prestazione in attacco col 50%. Danesi 5 punti su 6 totali, Bosetti 4, classico S2 col 36-36%, e Antropova ne fa solo 3, ma come abbiamo detto è entrato veramente per pochi sprazzi. Quello che si può capire da questo è il solito cono, imbuto, che porta tanti palloni di Gonu, sgridata ancora Orro da parte di Velasco durante i time out, però la distribuzione favorita anche da un'ottima ricezione da parte dell'Italia ha visto tanto utilizzo sia di lui che di Danese. Silla perfetta, c'è poco da dire, poi andremo a vedere anche la sua ricezione, comunque un S1 che inizia a girare perché è veramente la più bersagliata della WNL e sta tenendo in maniera ottima. Bosetti attacca poco, è vero, ma è quello che deve fare, e
tenere le percentuali al 36-36% è buono. Vi ricordo che l'ultima partita aveva avuto delle percentuali vicino allo 0%. Se andiamo a vedere a muro, Silla fa 2 muri punto, Egon 1 punto e Antropova 1 punto. Dato significativo è che Danesi non c'è a tabellino, cosa più unica che rara. Andiamo a vedere un attimino anche l'attacco delle cinesi. Le cinesi attacca con Wan al 91,67%, in fast devastante. L'anno prossimo ci sarà da ridere con Wan nelle squadre turche. Lì attacca molto con 25 palloni, ma solo 11 punti al 28%. E il resto c'è poca roba da segnalare. Buona V, che a me è piaciuta molto. Oggi ha fatto lo 0%, ma ha giocato male, ma secondo me è un giocatore molto interessante. Andiamo a vedere la battuta dell'Italia, che è stata importante, con Danesi che fa 2 ace, Don che fa 2 ace, Lubian, Cambi, Bosetti, tutte quante a un ace. Ottima, come al solito, l'efficienza del servizio dell'Italia, che quando è capace di ridurre gli errori, tranne Lubian che come al solito ne fa tantissimi, diventa molto molto fastidiosa. La ricezione dell'Italia viaggia con Bosetti, che riceve con il 29,17% di perfetta su 24 totali, un solo espresso. Silla 15% di perfetta, però un'ottima ricezione di positiva. De Gennaro praticamente non riceve mai, difende basta, ma quello che ha tenuto in piedi la squadra è stato sicuramente un'ottima ricezione e un'ottima fase di cambio palla, con una Cina che comunque ha difeso tantissimo. L'Italia ha dimostrato tanta pazienza e tanta sicurezza nei suoi mezzi, cosa che non era sembrata nella partita con il Brasile. Quindi un'ottima prova dell'Italia, che annichilisce la Cina e probabilmente non le permette neanche di giocare la sua pallavolo. E ora, chiuso la week 2, ci prepariamo al week 3.